Un ben trovato a voi telespettatori di Ospitalità E, rubrica Fate bene fratelli della provincia Lombardo-Veneta. Ospitalità E verso San Giovanni di Dio, fondatore dei Fate bene fratelli. Ne parliamo con Franmarco Fabello, direttore della rivista Fate bene fratelli. Ben trovato. Bentrovata a lei e a tutti, e giustamente come diceva lei, tra poco ci sarà la solennità, la festa di San Giovanni di Dio, quindi vorremmo preparare anche i nostri spettatori a questa festa attraverso due filmati che vedremo con brevi commenti, in modo che anche la figura del santo sia meglio conosciuta e forse anche più, per questo, più apprezzata. Vediamo subito il primo filmato con la breve storia di San Giovanni di Dio. Joan Cidade, San Giovanni di Dio. Sono 500 gli anni trascorsi dalla nascita del fondatore dei Fate Bene Fratelli, San Giovanni di Dio. Per questo evento così importante, ripercorreremo alcune tappe della sua vita che caratterizzano 500 anni di amore e di carità dell'ordine religioso ospedaliero più diffuso nel mondo. Nato a Montemoro Novo, in Portogallo, nel 1495, conduce una vita tranquilla in famiglia fino all'età di 8 anni, momento in cui decide, all'oscuro dei suoi genitori, di seguire un forestiero che lo aveva affascinato con i suoi racconti avventurosi. D'ora in poi la sua vita, fino all'età di circa 40 anni, non avrà tregua. Nel 1538 intraprende l'attività di venditore ambulante di libri a Gibilterra, mestiere che prosegue a Granada, in Spagna, allestendo una vera e propria bancarella. A sconvolgere la vita di Giovanni di Dio sarà San Giovanni d'Avila, che diverrà poi il suo direttore spirituale e consigliere per il resto della vita. La disperazione per i suoi peccati, il desiderio di espiazione, l'amore per il Cristo raggiungono vertici parossistici, tanto che dovrà essere ricoverato nell'ospedale reale tra i malati di mente, dove catena e frusta erano la cura usuale. Dalle testimonianze affiorate sembra che João Cidade si sia comportato volontariamente in questo modo per poter condividere le sofferenze dei miseri fra i miseri, i pazzi in un manicomio del Cinquecento. Infatti è certo che in poco tempo egli passerà dalla condizione di ricoverato a quella di collaboratore volontario nelle mansioni più umili al servizio dei degenti. Nasce in questo periodo la vocazione specifica di Giovanni di Dio: servire i poveri quando si trovano in condizioni di massima emarginazione, privi cioè anche della salute fisica e mentale. Uscito dal manicomio, apre il suo primo ospedale a Granada e poco dopo riceve dal vescovo l'abito religioso e l'appellativo di Giovanni di Dio. È il 1539. Il problema più grosso era procurare il vitto agli ospiti che affluivano in numero sempre crescente. Per amore dei poveri cominciò a fare il mendicante. Girava fino a tarda notte per i quartieri di Granada a chiedere l'elemosina. Fate bene, fratelli, a voi stessi, per amor di Dio. Aiutate i poveri, aiuterete voi stessi. Tale invocazione darà il nome di Fate bene, fratelli, a quanti seguiranno l'esempio di Giovanni nell'ordine ospedaliero, suscitato da Dio per la salvezza di tanti infelici. Franmarco, abbiamo appena visto una breve storia della vita di San Giovanni di Dio, fondatore dei Fate Bene Fratelli, di cui si ricorderà a breve l'anniversario, diciamo che si fa coincidere col giorno della sua morte, insomma, del suo passaggio a miglior vita. E vediamo che è una vera e propria storia di vocazione, la storia di una vocazione che tra l'altro viene scoperta quando San Giovanni di Dio è grande, ha 40 anni, dopo aver vissuto una serie di episodi, essere passato dalla vita militare alla vendita di libri. Noi la scopriamo a 40 anni, ma se guardiamo ogni tappa della sua vita è una correre verso quella vocazione. Già da bambino, quando va in cerca di un medicinale per la mamma che stava male, che poi morirà,
Anche quello ce lo dice la tradizione, forse è vero, forse non è vero, però il fatto che sia scritto indica già un inizio. Va a cercare un farmaco per la mamma che ha bisogno, il bisogno che vede negli altri. Quando vada a fare il pastore, a un certo momento lascia il pastore, lascia il suo capo, perché gli vuol dare in sposa la figlia e lui se ne va via a quel momento lì. Quindi è un altro segno che c'è qualcosa in lui che gira per la testa. Quando fa il militare rischia di morire, fucilato, ma impiccato, ma interviene qualcuno che lo salva. E lo salva per qualcosa che non sappiamo in quel momento. Quando va alle fortificazioni della città di Ceuta in Africa, ci va per aiutare un nobile decaduto del Portogallo e quindi a servizio di qualcuno. Quando arriva a Granada, poi che finisce in manicomio per le esternazioni che fa, in manicomio si mette a servire i malati e dice in manicomio: voglio uscire da qui per fare un ospedale come voglio io. Ecco, questa è la vocazione. Un ospedale come voglio io, l'ospedale dell'ospitalità. Bene, quindi possiamo dire che in tutta la sua vita San Giovanni di Dio comunque ha sentito presente questa vocazione che poi ha scoperto grazie a questa rivelazione diciamo, ascoltando il sermone di Giovanni D'Avila, ma in realtà dentro di lui qualcosa c'era già. Sì, ma appunto era tutta la sua vita che era già una chiamata. Le parole di San Giovanni D'Avila riguardano più una sua, si parla di conversione, ma non aveva mai avuto bisogno di una grande conversione. Lui era sempre stato dedito agli altri e meno a se stesso. Quindi dentro di sé c'era questo senso del servire. Quello che poi appunto facendo l'ospedale come voleva lui ha potuto realizzarlo in pieno, anche se davvero il suo ospedale non ha potuto vedere perché è morto prima, ma i suoi seguaci erano così pieni di lui, per cui l'hanno seguito anche dopo la morte in un modo totale. Oggi ricordiamo appunto San Giovanni di Dio, tra poco si celebra la solennità del fondatore dei Fate Bene Fratelli, e il tema che abbiamo scelto è verso San Giovanni di Dio. Come possiamo andare verso San Giovanni di Dio oggi? Possiamo andare verso San Giovanni di oggi guardando ciò che abbiamo attorno. In questo momento abbiamo l'epidemia che ci tormenta, tanta gente che soffre, tante persone che muoiono, tanti anziani che sono soli, tanti malati in ospedale che non hanno nessuno vicino. Ecco, deve almeno dispiacerci il fatto che i malati siano soli. Non potendovi entrare, non potendoli frequentare, il dispiacere e la preghiera per loro sono già un segno di vicinanza a Giovanni di Dio, di seguirne un po' il suo messaggio e la sua strada. Poi è chiaro che il mezzo migliore per seguirlo è quello di vedere se non è la mia strada, che posso seguire anch'io per essere uno dei colleghi, uno dei seguaci di Giovanni di Dio. Bene, adesso vogliamo proporvi un piccolo spot che è incentrato proprio sul carisma, il tema è Scateniamoci con l'ospitalità.
Allora, Fra Marco, un invito a scatenarci con l'ospitalità ovviamente è una metafora, è un modo di dire, ma veramente oggi, ancora oggi, tutti possiamo seguire le orme di San Giovanni di Dio. Oggi forse più di ieri, forse abbiamo le stesse necessità oggi di quando c'era Giovanni di Dio al suo tempo. Quindi i bisogni della povera gente, i bisogni, pensiamo solo agli immigrati che muoiono nel Mediterraneo, per avere un'idea quanti guai abbiamo oggi, ma quanti malati abbiamo oggi, quanto bisogno c'è di umanità. Io credo che a questo punto possiamo solo dire, io posso solo dire, viva l'ospitalità, viva Giovanni di Dio. Credo che sia il modo migliore per augurare a tutti una bella festa dell'ospitalità e una bella festa di San Giovanni di Dio per 8 marzo. Bene, allora con questo augurio salutiamo Fra Marco Fabello, lo ringraziamo per essere stato ancora una volta con noi e a voi che ci seguite un arrivederci alla prossima puntata.